Siamo nuovamente all'Emporio, e terzo appuntamento con Andrea Bizzonchi. Grazie della pazienza. No, il discorso è veramente interessante, per cui d'altronde non si può sintetizzare con due parole, perché la problematica è veramente molto articolata, molto ampia, eccetera. Io partirei dal titolo di questo libro, di uno degli ultimi libri scritti da Andrea Bizzonchi, intitolato E io non pago, perché l'Italia deve dire no al ricatto del debito pubblico. Ecco, allora, l'Italia è fortemente indebitata. Come può venire fuori da questo? Beh, anzitutto ci vorrebbe un'altra... Diciamo anche che l'Italia è accomunata ad altri stati. Ad altri stati, ma possiamo estenderla a livello mondiale. A livello mondiale, chi più chi meno, però il problema dell'epoca attuale è questo mega debito. Sì, che è del tutto paradossale, perché uno Stato potrebbe mettersi moneta da sé e non avrebbe il problema, ma a prescindere. Stante la situazione attuale, direi che ovviamente anzitutto ci vorrebbe un'altra classe politica, ma questo è molto facile e molto intuitivo. Insomma, potremmo citare alcuni casi tipo quello dell'Islanda o soprattutto, a mio modo di vedere, quello dell'Ecuador, perché l'Islanda è un paese con delle caratteristiche particolari, è molto piccolo, ha molti pochi abitanti, mi pare poco più di 30.000 se non sbaglio, sì mi pare, è molto ricco di risorse naturali, eccetera, e lì sono stati veramente i cittadini che si sono rifiutati di pagare il loro debito. Il caso dell'Ecuador è diverso, perché l'Ecuador aveva un debito altissimo con il Fondo Monetario, con gli Stati Uniti, con tutti questi anche organismi, appunto, tipo Banca Mondiale, eccetera, ma lì è stato proprio il presidente Correa che ha deciso la istituzione di una commissione d'inchiesta per rivalutare la struttura del debito. Questa commissione d'inchiesta è arrivata alla conclusione che il 65% del debito che l'Ecuador aveva contratto, che si trascinava dietro da 30 anni con questi interessi che crescevano in maniera esponenziale, era in realtà un debito illegale, diciamo così, e quindi semplicemente si è rifiutato di pagarlo. Esiste una dottrina giuridica, peraltro, credo che lo sappiano in molto pochi, che si chiama teoria del debito odioso, venne formulata nel 1927 da Alexander Sack, che era un giurista russo, all'epoca era a Parigi ad insegnare all'università. Adesso cerco di farla molto in breve. Secondo questa dottrina ha tre cardini, cioè che il debito non deve essere stato contratto a favore dei cittadini. Ovvero sia, lo Stato ha contratto un debito, ma quei soldi non sono dati a favore dei cittadini. Due, i cittadini non devono esserne a conoscenza che lo Stato ha contratto questo debito. Tre, il creditore, cioè chi ha prestato questi soldi, deve essere a conoscenza dei due requisiti precedenti. Correa si è proprio appellato a questa teoria del debito odioso, e sembrerà incredibile, ma lo hanno fatto anche gli Stati Uniti, quando una volta attaccato l'Iraq, e diciamola chiaramente, preso possesso dell'Iraq, hanno messo Paul Bremer a capo dell'Iraq in attesa del nuovo governo, eccetera, e si sono proprio appellati a questa dottrina per dire no, non è giusto che il popolo iracheno vada a pagare i debiti di Saddam, perché Saddam era un dittatore, ci ha fatto i suoi palazzi, ci ha comprato le sue armi di distruzione di massa, eccetera. E quindi sono stati in realtà loro che lo hanno ritirato fuori, perché in realtà questa dottrina è stata molto, come posso dire, molto poco conosciuta durante tutto il secolo precedente. Negli ultimi anni è rivenuta fuori. Mi pare che la struttura del debito italiano, quindi la roba più semplice non è, alcuni dicono non dobbiamo pagarlo, capisco uno che lo dice, certo. Però in realtà, se vogliamo fare le cose seriamente, andrebbe istituita una commissione d'inchiesta che deve valutare la natura del debito e a quel punto trarre le conclusioni. Pagare, una parte può non essere da pagare, una parte può darsi di sì, una parte può darsi che bisogna rivedere gli interessi, certo. Però è importante capire che questa cosa può essere fatta proprio da un punto di vista della dottrina giuridica internazionale, e ci sono stati che lo hanno fatto bene. Noi ringraziamo molto Andrea Bizzonchi grazie a voi per queste sue spiegazioni, e amici di Onda Libera, un saluto.